Bevi. Buongiorno signora Lin, posso permettermi di offrirle un caffè? Da come veste da povero direi proprio di no, ma grazie lo stesso, lei. Ai, questa è brutta, eh. Cosa? Qualcuno non sa il tuo nome. Non lo sai cosa succede agli anonimi? No, cosa succede agli anonimi? Sono i primi a essere fatti fuori nelle aziende. Siamo in periodo di tagli al personale. Questo qui finisce come il geometra Sgambalozzi, dico io. Ma chi è? Non l'ho mai sentito nominare. Appunto, infatti l'hanno licenziato ieri. Addio. Cosa? Sono spacciato. La moglie del presidente cinese non sa il mio nome. Veramente nemmeno io, ma non scomodarti a ricordarmelo perché non me ne frega niente. No, ma non hai capito, se lei non sa il mio nome vuol dire che sarò licenziato. Io devo fare qualcosa, ma cosa? Ho un'idea. Puoi parlarne con qualcuno a cui gliene frega qualcosa. Ciao. No, aspetta. Tu sai come non passare inosservato? Forse puoi aiutarmi. Va bene. Tanto non ho niente da fare. Sai perché la gente si ricorda di me? Forse perché sei l'unica cosa in questa azienda su delle rotelle, a parte il carrello della mensa. Sì, ma anche perché sono un bastardo. Il bastardo. Wanda è la vecchia, Paolo lo stupido, Luca il tirchio. Se vuoi che si ricordino di te, devi trovare il tuo ruolo. Ah, hai ragione. Forse posso essere quello che calcola i logaritmi in base 10 a mente. Sai cosa manca in questa azienda? Quello che fa brutti giochini di parole. Però non so quanto sono portato, perché a qualcuno non piacciono le mie battute. Per esempio, l'altro giorno ho detto una battuta toghissima ad Andrea e poi la battuta me l'ha data lui a me. Perfetto. Sei proprio nato per non far ridere. Sì. Sta arrivando. Allora, selezione di tutti i film di Pierino, vista. Rubrica battute lollose dal sito tantasimpatia.com, letta. Maglietta simpaticona, indossata. Che ne dici? Forse sarà un po' imbarazzante e molto trash, ma non potranno annotarti. Tu stai tranquillo, io mi metto qua e mi godo lo spettacolo. Allora, che ve ne pare? Sinceri, è molto importante per me l'opinione dell'uomo medio. È una borsa. Sì. Ma sa lei che borsa si dovrebbe comprare? La borsa di New York. Di New York, nel senso che è una borsa, ma nel senso di mercato finanziario. Che di questa borsa ne fanno solamente due misure, questa è leggermente troppo piccola. Allora questa è una di quelle piccole borse eretiche che si trovano di notte a fare culti strani. È una borsetta. Ma è un minimo di scelta. Sapete come sono fatti questi stilisti giapponesi? Lei sa qual è il più grande stilista giapponese? Sun Isura. Su misura. Mai sentito? Uei, ni hao, lo sotto itali. Peccato perché qui qualcuno sarà l'incenziato. Togo, eh? Pati, che sono anonimo. No, sono Silvano. Sì, però tra poco sarò disoccupato. La moglie del capo non sa come mi chiamo. Toto Cash, vale di più la borsa o il contenuto in contanti? Questa è la borsa di Lin. Aspetta, Pati, devo andare a salvare una vita, la mia. L'ha dimenticata. Allora, io adesso posso ridargliela. Ecco chi sarò, quello che trova sempre tutto. Sì, un ruolo patetico, insulso, terribilmente triste, direi perfetto per te. Risolto! Ho comprato il marchio, la fabbrica e il palazzo dove vive lo stilista. Come dico sempre, se vuoi una cosa fatta bene, comprala! Ehi, ma quella è la mia borsa, sì. L'ha presa lei, ladro! No, non è come sembra, adesso... Tivani! D'ora in poi la terrò sott'occhio. Silvano Rogi. Non sei contento? Adesso si ricorderà di te? Bye bye Silvano. Bye. Ha ragione, ladro per lei è riduttivo. Lei può dare molto di più. Grazie. Sì.